Buon inizio settimana con il TG6. In primo piano la questione Covid, dopo l'aumento di casi di positivi registrati nel fine settimana in provincia di Chieti e non solo ovviamente, ci si interroga su come affrontare la fine delle restrizioni previste a partire dal 31 marzo prossimo. Selenia Secondi. Il 31 marzo, secondo le decisioni del governo, dovrebbero terminare le restrizioni, ma in realtà non termina il rischio di contagio. Omicron è soprattutto un virus che attacca i vaccinati. I rischi, dopo i 150 casi registrati 2 giorni fa, ci sono ancora. Sì, perché le varianti Omicron, in particolare l'Omicron 2, sono infettivi anche per i vaccinati, non soltanto ovviamente, ma anche per i vaccinati che però sviluppano una sintomatologia leggera. Quindi bisogna sempre ricordare che anche se finisce lo stato di emergenza il rischio di infezione è molto alto. Dopodiché i vaccinati hanno fondamentalmente soltanto il problema delle, non so, l'assenza dal lavoro. I non vaccinati continuano ad avere rischi, ma ormai lo diciamo e lo ripetiamo. Quello che non deve succedere è che col 31 marzo si abbia una percezione che è tutto finito. In realtà finiscono solo le restrizioni, cioè finisce una strategia governativa di controllo e però le pratiche di cautela che conosciamo da 2 anni bisogna continuare a rispettare. Anche perché, diciamolo, inversamente a ciò che è successo l'anno scorso, con l'arrivo della primavera, i casi invece di diminuire si stanno rialzando. Sì, è vero, rispetto ai 2 anni precedenti della pandemia, in questa stagione i casi iniziavano a scendere e invece adesso l'arrivo di Omicron 2 l'ha fatti risalire e questo è un dato nuovo. Poi ripeto, non bisogna tanto preoccuparsi perché chi è vaccinato comunque sviluppa sintomi leggeri, però certo ci dà il segnale chiaro che non è tutto finito, cioè il virus c'è ancora e che a settembre di nuovo dovremo stare molto attenti per vedere che tipo di varianti ci saranno. Ci sono anche rischi per il personale sanitario. Sì, il vero problema adesso quando parliamo di pressione sul sistema sanitario non è tanto quello dei ricoverati quanto del fatto che gli operatori sanitari vaccinati che si possono infettare senza gravi sintomi ma devono ovviamente stare a casa e quindi ci sono problemi, i colleghi hanno in alcuni reparti problemi a coprire i turni. Questa è una situazione che per esempio all'inizio non c'era perché fondamentalmente il personale più protetto era proprio quello sanitario, era stato vaccinato per primo, ma siccome adesso, come detto, l'Omicron 2, i vaccini li buca tranquillamente, c'è questo problema, bisogna stare tutti attenti. Ovviamente il personale sanitario si infetta fuori dall'ospedale, però se poi risulta positivo nei controlli che facciamo periodicamente è costretto a dover stare alcuni giorni a casa, questo crea ovviamente dei problemi. Condizioni di lavoro difficili per i lavoratori a tempo determinato della sanità abruzzese. La denuncia arriva dalla CGIL che chiede alla Regione la stabilizzazione delle maestranze. Paolo Renzetti. Segretario, voi questa mattina avete acceso un faro, l'ennesimo, sulla condizione dei lavoratori a tempo determinato della sanità pubblica. Chiedete una stabilizzazione di questi lavoratori che sono stati giustamente definiti eroi nel periodo della pandemia. Sono stati definiti eroi nel periodo della pandemia e purtroppo registriamo che nella fase di coda, diciamo così, della pandemia, sperando appunto che vada a terminare, questi lavoratori rischiano al contempo di essere abbandonati da quelle stesse istituzioni che ne avevano tessuto le lodi inizialmente. E proprio per questo noi riteniamo che bisogna appunto riaprire un focus importante perché vi sono alcuni riferimenti legislativi che sono stati approvati in Parlamento che prevedono appunto la possibilità di stabilizzazione per alcune tipologie di lavoratrici e lavoratori. Ma noi vorremmo fare di più perché naturalmente vogliamo allargare il campo delle stabilizzazioni. Non soltanto fermarci alla legge nazionale, ma prevedere magari a livello regionale una possibilità più ampia per quei lavoratori che sono stati anche interinali e non solo assunti direttamente dalla ASL a tempo determinato. Per fare questo è chiaro che bisogna lanciare un appello e ecco quindi la conferenza stampa in modalità aperta alla politica regionale complessivamente intesa, perché ribadisco in maniera certa e certificata, la sanità pubblica non può avere colore politico, ma deve appunto avere una sola finalità, risolvere le annose questioni che sono dentro la sanità pubblica rispetto ai servizi e dare appunto la possibilità a lavoratrici e lavoratori la stabilizzazione che meritano. Quanti sono, segretario,
nel pescarese e in Abruzzo i lavoratori interessati da questa vicenda? Il numero effettivo, noi potremmo fare una stima a Pescara, più di un centinaio, nella provincia di Chieti arriviamo a 250 e anche oltre, ma le nostre sono stime perché sono dati appunto in capo alla regione Abruzzo e alle AS, e nei tavoli delle discussioni e delle trattative, oltre a capire quanti sono state le lavoratrici e i lavoratori che sono passati nel tempo appunto con le ASL, capire anche qual è il piano di fabbisogno di personale sanitario per poter appunto far incontrare eventualmente la domanda e l'offerta rispetto alla stabilizzazione. La cronaca, proseguono le indagini sulla rapina di giovedì sera a Livri di San Buceto. La banda è ancora in fuga e secondo gli investigatori potrebbe trattarsi di criminali pugliesi. Ora le ricerche sono concentrate sull'individuazione dei complici e del covo dove avrebbero organizzato il colpo. Sono tutti a piede libero gli almeno 15 componenti della banda che giovedì scorso, intorno alle 20:30, ha assaltato la sede di Securitalia Ivri a San Buceto, portando via una somma non ben quantificata, stimata tra i 3 e i 6 milioni di euro. La ricerca ora si sta concentrando su eventuali complici e sulla base logistica del colpo. Nelle indagini stiamo utilizzando una tecnica a strascico, ha dichiarato il questore di Chieti, Annino Gargano, che tradotto significa che le forze dell'ordine stanno passando al setaccio tutto ciò che hanno nella rete, e di elementi nella rete ve ne sono diversi, dalle immagini delle 37 telecamere di videosorveglianza dei Livri fino ai rivenditori di telefoni usegetta e ricetrasmittenti. Al vaglio però anche i verbali della polizia stradale dell'area metropolitana. Ci si chiede infatti come sia possibile che i banditi abbiano girato indisturbati con 20 mezzi rubati, auto, camion e perfino una ruspa utilizzata con destrezza per aprire un varco nelle mura dell'istituto. Istituto di vigilanza. Sui mezzi sotto sequestro è al lavoro la scientifica, sia quella di Chieti sia quella giunta d'Ancona, alla ricerca di impronte digitali. Una delle armi intanto è stata rinvenuta nella campagna di Spoltore, si tratterebbe di un mitra. La ricerca è concentrata anche sui capannoni della zona, secondo gli investigatori. Infatti il comando avrebbe avuto bisogno di un luogo sicuro dove preparare il colpo, ma anche di basisti, ovvero informatori, presumibilmente del posto. I banditi infatti sapevano bene come muoversi. Hanno sfondato il muro proprio dove e quando le guardie giurate stavano contando i soldi da riporre nel cavò. Cavò al cui interno c'erano altri 80 milioni di euro, rimasti però al sicuro nella camera blindata. La banda è arrivata e andata via nel giro di 5 minuti, coprendo la fuga, dando alle fiamme auto e camion, mettendo a segno un colpo sensazionale ad ora di cena tra Chieti e Pescara, sparando 20 colpi ma senza colpire nessuno. Lo stile paramilitare ci indirizza verso la malavita foggiana o andriese, fanno sapere gli investigatori. Intanto il sostituto procuratore Marica Ponziani ha aperto un fascicolo contro ignoti accusati di una sfilza di reati: detenzione abusiva d'armi, ricettazione, riciclaggio, incendio e ovviamente rapina pluriaggravata, che da sola nel codice di procedura penale prevede una pena fino a 20 anni di detenzione. Al momento la sede Ivri di San Buceto è ancora presidiata da polizia e guardie giurate, più per allontanare i turisti del crimine che nel timore che la banda torni a prendere quanto lasciato. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Pescara ha messo fine a una nuova attività di spaccio in provincia con l'operazione Drug Market, piano d'azione contro il traffico di sostanze. Sono stati fermati due cittadini di Montesilvano. Ce ne parla Stefano Recanati. Nel weekend appena trascorso, gli uomini della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Pescara sono riusciti a mettere ancora una volta la parola fine all'attività di spaccio di due cittadini italiani di Montesilvano. Due storie completamente diverse, ma dallo stesso finale. La prima, sottoposta a perquisizione personale e domiciliare, viene sorpresa mentre vende droga ai clienti direttamente a casa, a ritmo ininterrotto anche di notte. Una condotta reiterata la sua, tanto che fino a qualche giorno fa si trova ancora agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio. I militari la denunciano nuovamente all'autorità giudiziaria locale e le sequestrano 100 grammi di hashish che, immesso sul mercato della droga, avrebbe fruttato quasi 1000 euro.
Il secondo, invece, viene fermato mentre si trova alla guida della sua autovettura. Quando i cani dell'unità cinofila affiutano la droga nascosta nel portabagagli, viene travolto da ansia e agitazione. Incensurato, viene deferito all'autorità giudiziaria per spaccio, arrestato e portato in carcere. In macchina trasportava 7 panetti di marijuana e nel suo appartamento ne nasconde altrettanti, per un totale di 2 kg di sostanza stupefacente per un valore economico di oltre 15.000 euro. L'operazione Drug Market, attivata in questa occasione, già a gennaio aveva portato al sequestro di 45 kg di marijuana, bruciando un tesoretto illecito di mezzo milione di euro. L'obiettivo, spiega il colonnello Antonio Caputo, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, è duplice: disarticolare la filiera illegale della droga, bloccandone i flussi di approvvigionamento, e disinnescare l'ultimo fenomeno emergente in questo contesto, il welfare della criminalità. I corrieri sempre più spesso sono lavoratori precari o addirittura disoccupati, comunque indigenti, ostaggi di povertà. Vivono una condizione sociale svantaggiata e troppo spesso si rassegnano a un destino all'ombra dei pusher della droga. Cambiamo argomento. L'ACBE di Pescara ospita i parenti di 2 bambini arrivati dall'Ucraina e in cura attualmente all'ospedale Santo Spirito nel reparto di oncoematologia pediatrica. Vediamo. L'ACBE, Associazione Genitori Bambini Emopatici di Pescara, impegnata da oltre 20 anni a garantire accoglienza e sostegno alle famiglie dei piccoli pazienti oncoematologici durante tutto il percorso terapico, si è attivata da subito per dare ospitalità ai bambini impegnati nelle cure oncoematologiche in Ucraina. A Pescara sono arrivati nelle ultime ore da Pisa con un aereo della Guardia di Finanza 4 bambini rispettivamente di 3 mesi, 6 anni e 2 di 10, 2 mamme di 29 e 35 anni e una nonna di 67. Dei 4 bambini, 3 saranno in cura all'ospedale Santo Spirito di Pescara. Ad accogliere le 2 famiglie all'aeroporto di Pescara il presidente dell'ACBE Achille Di Paolo Emilio, il vicepresidente Giovan Battista Colangelo e una delegazione del reparto di oncoematologia pediatrica del Santo Spirito. Noi ci occupiamo di ospitare i familiari, di ospitare tutti i parenti, ma fammi dire, l'ACBE non è soltanto un ospitale, dare appartamenti. L'ACBE si occupa tutto tondo di tutte le famiglie di bambini con problemi oncoematologici. Noi li aiutiamo a tutto campo. Ormai sono 23 anni che noi portiamo avanti questo discorso. Noi siamo un'associazione formata da genitori di bimbi che hanno avuto i problemi appunto ematologici. Sì, in questo momento particolare guardiamo l'Ucraina, è il momento che questa nazione è martoriata, quindi ha bisogno di aiuto, e noi nel nostro piccolo quello che possiamo fare lo facciamo sicuramente. Sono arrivati ieri notte con un volo speciale effettuato dall'aereo della Guardia di Finanza, sono partiti da Pisa e sono arrivati qui nel nostro aeroporto. Sono stati subito trasportati dalla Croce Rossa qui al pronto soccorso di Pescara e lì hanno fatto tutto l'iter, hanno controllato i documenti. Con me erano presenti il professor Mauro Dianni, direttore del nostro centro ematologico, la dottoressa Onofrillo e la dottoressa Sau, insieme alla psicologa Paola Sciara, che si sono occupati subito di queste famiglie. Per chiudere, Presidente, è possibile, probabile che anche nelle prossime settimane possano arrivare altri bambini dall'Ucraina per essere curati all'ospedale di Pescara? Questo non lo sappiamo, io quello che posso dire è che il nostro è un centro d'eccellenza, uno dei migliori d'Italia, è un centro accreditato a IEOP. Ecco, ringrazio la Regione per l'impegno, perché ci ha dato la possibilità di ospitare queste famiglie. Voglio anche ringraziare l'associazione ACROS che si occupa di solidarietà come noi e ci ha permesso insomma questo ponte con l'Ucraina. La Fondazione Tercas di Teramo sostiene il progetto Per Aspera ad Astra insieme con altre 10 fondazioni italiane. Si tratta di un percorso professionalizzante all'interno del carcere di Castronio per insegnare ai detenuti i mestieri del teatro. E gli studenti che hanno aderito sono 30, il più giovane ha 24 anni, il più anziano ne ha 72. Tania Bonici Castelli. Per Aspera ad Astra, che significa letteralmente attraverso le difficoltà si può arrivare alle stelle, è il progetto sostenuto dalla Fondazione Tercas di Teramo all'interno della casa circondariale di Castronio. Si tratta di un percorso professionalizzante curato dall'ACS Abruzzo Circuito Spettacolo per insegnare i mestieri del teatro in carcere.
All'iniziativa hanno aderito 30 detenuti della sezione alta sicurezza, il più giovane ha 24 anni, il più anziano 72. E sappiamo quanto sia importante per la popolazione detenuta acquisire delle abilità da poter spendere poi una volta tornati in libertà. Il corso nello specifico riguarda i mestieri del teatro, quindi possono apprendere tutto ciò che si svolge all'interno del teatro, dal fonico, dal tecnico, quindi per l'uso delle luci, ma anche il costumista e pertanto anche il sarto e tutto ciò che può portare poi alla messa in scena di uno spettacolo. Il progetto Per Aspera ad Astra è attualmente in corso in 14 carceri italiane, coinvolge circa 250 detenuti e nasce da un'idea dell'ACRI, l'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio. Il fine ultimo è quello di riconfigurare il carcere attraverso la cultura e la bellezza. Il teatro diventa così uno strumento perfetto di riabilitazione. Le fondazioni hanno come prima vocazione il colloquio col territorio e quando si ascolta il territorio se ne ascoltano tutte le voci, le fragilità, i punti di forza, con il massimo rispetto e la massima accoglienza per tutti i vissuti che il territorio raccoglie. Ecco, ci sembrava impossibile ignorare una realtà macroscopica come l'istituto di Castrogno e ci piaceva aprire questa finestra sulla bellezza, su una bellezza che è una scoperta per molti degli ospiti di Castrogno, vedere la bellezza dove non l'hanno mai vista, vedere i propri potenziali dove non l'hanno mai conosciuti. Noi studiamo nella psicologia delle attitudini che i ragazzi scoprono le loro potenzialità quando vengono messi nella condizione appunto di sperimentarsi. Molti di questi ospiti non hanno sperimentato nella loro vita mai null'altro che la violenza o le situazioni di fragilità o di povertà culturale. Ecco, volevamo offrire una nuova occasione per rivedere la propria vita e magari scoprire appunto la bellezza dove non l'hanno mai trovata. Inoltre, al termine del percorso di formazione professionale, i detenuti di Castrogno reciteranno la pièce di Samuel Beckett Aspettando Godot, a dimostrazione che il teatro è comunità, non è un edificio, ma è la gente che lo abita. In questo caso anche un carcere di massima sicurezza può trasformarsi in un'oasi di libertà. L'ex sindaco di Pescara, Carlo Pace, scomparso il 28 marzo del 2017, avrà un premio intitolato. L'iniziativa è stata presentata in regione. Consigliere Testa, l'idea di istituire un premio intitolato a Carlo Pace ha trovato subito il favore della cittadinanza intera, di tutti gli schieramenti politici. Esattamente, oggi 28 marzo ricorrono i 5 anni della scomparsa di Carlo Pace, una scomparsa prematura, triste per la città, per la famiglia ovviamente, e io ho voluto oggi mettere attorno a un tavolo i 4 sindaci che si sono succeduti a Carlo Pace, quindi Alessandrini, D'Alfonso, Masci e Mascia, per condividere con loro l'istituzione di questo premio. La prima edizione sarà il 28 marzo del prossimo anno e tutto questo nasce perché Carlo Pace, oltre a essere stato un galantuomo, una persona per bene, una persona fortemente innamorata della sua città, sia prima, durante e anche dopo la sua carica da sindaco, ma è stato un sindaco lungimirante, uno che ha tracciato un solco importante per lo sviluppo della nostra città. Tante sono state le battaglie vinte, dall'acquisto dell'Aurum allo sviluppo del polo universitario, dalle prime pedonalizzazioni. È stato quello che ha creduto subito in Pescara come centro naturale dell'area metropolitana allargata, tema peraltro molto in voga e di moda e di grande attualità in questo periodo. Cosa le resta del ricordo di suo marito, non a livello familiare ma a livello di sindaco di Pescara, che è stato il sindaco anche della sua famiglia? Tante cose, tanti avvenimenti. Una volta non l'hanno ricordato, ma lui è stato quello che ha comprato, diciamo, anche per poco l'area di Risulta, e mi ricordo che lo accompagnai il giorno prima a Roma ed stava malissimo perché aveva un dolore ai denti terribile. Ho detto: va bene, torniamo a casa. No, non posso, domani mattina ho l'appuntamento e devo finire a fare questo perché la mia città
città da troppo tempo che aspetta. Purtroppo lui aveva fatto anche il progetto per il teatro, non è stato realizzato, speriamo che un domani, perché sapeva che Pescara ne aveva veramente bisogno e non sarebbe stato un piccolo teatro, ma un pochino dove si poteva fare cultura, di musica, di tante cose. Quello è stato il suo più grande rammarico, ma purtroppo 9 anni non si può fare tutto, però l'aria di risulta, me lo ricordo come un bellissimo avvenimento, perché lui ci teneva troppo e passava qualsiasi cosa l'avrebbe voluto fare, insomma. E ora la pagina dello sport, partiamo dal calcio di Serie C, ancora un pareggio per il Pescara che dopo lo 0-0 di Teramo ha raccolto solo un punto con il Pontedera all'Adriatico. Nonostante la frenata degli ultimi 180 minuti di torneo, il terzo posto resta comunque ancora alla portata e per i biancazzurri, però un passo indietro sul piano del gioco è quello che si è visto appunto nella partita di ieri. Vediamo. Ancora un pareggio dopo quello di Teramo per il Pescara, che non riesce ad andare oltre l'1-1 con il Pontedera, che trova il gol del pari a 2 minuti dal termine. All'Adriatico si vede il solito Pescara, prima sciupone poi remissivo, che deve recitare soprattutto il mea culpa per l'ennesima occasione sciupata. Auteri, che deve rinunciare al nazionale sorrentino, allo squalificato Ingrosso e agli infortunati Drudi e Blanuta, non deroga dal 4-3-3 con Jacobucci a difesa dei pali della porta abruzzese. In difesa spazio a Gerardi, mentre in attacco ci sono Ferrari, Dursi e Clemenza. I toscani rispondono con il 3-5-1-1. Partenza lanciata degli ospiti con Jacobucci, chiamato al lavoro al primo minuto per respingere il tiro di Regoli, e con l'azione che poi prosegue con il pallone che finisce a Magnaghi, che di testa colpisce in pieno la traversa che salva la difesa abruzzese. Timoroso il Delfino in avvio, ma al sesto sugli sviluppi di un angolo Dursi colpisce di testa mandando la sfera di un soffio al lato. Al decimo colpo di testa di Ferrari, quasi a botta sicura con Melgrati che salva sulla linea di un soffio, e con i biancazzurri che chiedono il gol, ma con il direttore di gara che fa proseguire. Al sedicesimo ancora Pescara pericoloso con la punizione di Pontisso e la palla che termina sul palo della porta toscana con Gerardi, che poi sul proseguimento dell'azione conclude trovando il salvataggio dell'estremo ospite. E ora quasi un tiro al bersaglio con la squadra di Maraia in evidente difficoltà, e che dopo però una fase di stanca si rivede al 29esimo con il tiro ravvicinato di Magnaghi, che trova però la risposta pronta di Jacobucci. Si arriva poi negli ultimi minuti di partita con Clemenza, che al 43esimo termina a terra in area toscana dopo un contrasto chiedendo il penalty, e con Marotta di Sapri che lascia proseguire nella ripresa al 7esimo, azione in velocità dei padroni di casa con il tiro finale di Pompetti, che chiama al salvataggio in angolo il portiere del Pontedera. Il Pescara sbuffa, soffre al 15esimo, trova però il meritato vantaggio con l'Eurogol di Luca Clemenza, che con una conclusione pregevole mette il pallone alle spalle del portiere toscano, facendo esplodere l'Adriatico per l'1-0. Festeggia con i compagni l'ex giocatore della Juventus Under 23, che tocca quota 6 nella classifica marcatori. Gara che sembra mettersi in discesa per i padroni di casa, con Uteri che al 20esimo manda in campo anche Rauti per Dursi, e con il Delfino che però si accontenta e rischia tantissimo poi al 28esimo con la strepitosa parata di Jacobucci su Regoli, e con il portiere pescarese che salva solo per qualche minuto porta il risultato in un finale poi di partita che regala invece solo amarezze al Pescara, con il pareggio di Mutton per il Pontedera al 43esimo. Schiuma rabbia la formazione abruzzese, punita dopo essere stata troppo remissiva e costretta così ad inseguire ancora il terzo posto, che resta ampiamente alla portata nonostante il rallentamento nelle ultime 2 gare con appena 2 punti conquistati. E domenica prossima altra tappa fondamentale con la Lucchese, altra toscana sulla strada del Pescara, ma occorrerà al Porta Elisa una prova concreta per portare a casa i 3 punti. Terza gara consecutiva senza gol al passivo per il Teramo, che con lo 0-0 di Olbia compie un altro passo avanti in classifica in ottica salvezza, e domenica al Bonolis arriva la Carrarese Ania Cantagalli.
Il gol di Caturano nel recupero della gara tra Fermana e Cesena, che termina 2-2, rende lo 0-0 di Olbia a punto prezioso in ottica classifica per il Teramo. Vantaggio inalterato sulla zona play-out da parte dei biancorossi, sempre di 4 punti e con 4 gare al termine del campionato. La gara del Nespoli non è un trionfo di agonismo, soprattutto nel primo tempo. Il match ha un peso specifico importante per la classifica per entrambe le squadre, che si presentano appaiate a quota 37 e la prima frazione è tendenzialmente soporifera. Fiorani ci prova dalla distanza sponda Teramo con tiro che termina al lato. Una incursione potenzialmente pericolosa di Mordini viene poi murata dalla difesa di casa, ma l'unica vera azione degna di nota dei primi 45 minuti è un tiro dalla distanza di Ragazzu, che Perucchini alza al 27esimo in calcio d'angolo. Guidi vuole dare vivacità e cambiare le caratteristiche dei suoi in campo, così ad inizio ripresa entrano Bernardotto e De Grazia per Rosso e Malotti, con il centravanti ex Avellino che dopo mezz'ora però sarà sostituito da Rossetti per il riacutizzarsi di un dolore al piede. Prima di lasciare il terreno di gioco gira al lato al nono un cross di Lombardo e si ripete poco più tardi quando è Arrigoni a servirlo, non impattando bene con la sfera. Il Teramo sembra alzare i giri e dal 21esimo tocca ad Andrea, anche lui non al meglio, provarci dalla distanza. L'Olbia prende le misure alle nuove vesti del diavolo e dal 22esimo Emerson disegna una traiettoria da lontano che termina alta. I veri rischi però arrivano dopo. Mancini entra al posto di Iudo e dal 27esimo arpiona un pallone beffando sopra in aria. Si gira e calcia al lato la chance più ghiotta, almeno fino a quel momento, per i bianchi. Poco dopo ne arriva un'altra, quando Pisano dalla destra vede Pinna sul secondo palo. Il tentativo di prima intenzione dell'esterno finisce sul legno, a Perucchini battuto. Ad 8 dal termine l'occasione buona ce l'ha invece il Teramo. Lombardo lancia De Grazia, libero di attaccare la profondità e presentarsi dalle parti di Ciocci. Da Mancino calcia col sinistro e non lo fa bene, sciupando la migliore occasione del diavolo. Un minuto dopo ci pensa Perucchini ad allontanare il pericolo creato da un tentativo di Ragazzu, opportunità su cui si chiude di fatto la partita. Per il Teramo all'orizzonte c'è adesso un doppio turno interno contro Carrarese e Pontedera e proprio dal Bonolis passerà la possibilità di salvezza diretta. Serie D, il Castelnuovo supera come all'andata il Chieti e rilancia le ambizioni di salvezza diretta. Al Chieti invece non basta il solito Fabrizi, i teatini ora devono tornare a far punti se non vogliono ritrovarsi inguaiati nelle zone calde della classifica. Il servizio. Con lo stesso identico risultato della gara d'andata, il Castelnuovo Vomano si aggiudica anche la gara di ritorno del derby, tutto a tinte nero-verdi e che ha caratterizzato la 25esima giornata del campionato di D. Già dai primi secondi non c'è un attimo di respiro e questo anche grazie all'avvio arrembante del Chieti che cerca di chiudere il Castelnuovo nella propria metà campo, dopo aver collezionato un paio di corner e ventola già al quinto dalla distanza a chiamare Natale alla respinta con i pugni. La prima sortita offensiva dei padroni di casa è dalle parti di Sparvoli, che approfitta di un errore di posizionamento di Dimino e si invola verso la porta avversaria, ma è provvidenziale sul tiro la chiusura di Chiacchia. Sono le prove con il gol del vantaggio che il Castelnuovo, per l'occasione in maglia bianca, trova sei minuti più tardi. Sparvoli, ancora lui, salta a velocità doppia Chiacchia e con un beffardo tiro cross riesce a depositare in fondo alla rete. Seconda rete per il numero 11 dal suo arrivo nel mercato di febbraio a Castelnuovo. Senza Orlando lì davanti sembra di rivedere il Chieti di inizio stagione in difficoltà nel giocare palloni sporchi e far salire la squadra. Il vantaggio dà invece certezze al Castelnuovo che continua a spingere sull'acceleratore al 38esimo, va vicino al raddoppio. Tutto nasce da un'azione d'angolo che porta Emilio alla sforbiciata in aria provvidenziale, qui la chiusura della difesa. Come accaduto per Sparvoli, anche per Emilio sono le prove col gol, dove pesa però l'incertezza di Fusco. Il pallone è servito dall'estremo difensore verso Di Rienzo e da film dell'orrore Emilio capisce tutto e, giunto a tu per tu con il portiere, lo trafigge con una cannonata. La gioia del gol dura pochi minuti perché, toccato duro in mezzo al campo, il numero 10 si fa male e resta negli spogliatoi alla fine della prima frazione. Il Chieti, costretto a rimontare, come fatto in avvio di questo derby, ha un avvio sprint e all'ottavo dimezza già lo svantaggio. Dimino, in ombra nel primo tempo, con cross forte e teso, trova il solito Fabrizi in area di rigore che di petto mette alle spalle di Natale. Classico gol dell'ex, 12esimo centro stagionale per lui. Nella fase centrale della gara, tra la girandola di sostituzioni dei due mister, sulla sponda teatina si rivede
dopo diverso tempo in campo anche Antonio Aquilanti, che prende il posto di Chiacchia. Il match si riaccende al 35esimo. D'Egidio chiede e ottiene a Leonardo Emili il triangolo, il numero 7, altruista, mette in mezzo per Bubalo, ma al momento dell'impatto con la sfera l'attaccante viene anticipato in modo provvidenziale da Siragusa. 5 minuti e proprio D'Egidio potrebbe far scendere i titoli di coda sul derby, ma la scelta dell'attaccante è da dimenticare con la sfera che termina al lato. In proiezione offensiva il Chieti presta il fianco alle ripartenze dei bianchi, il sipario però cala definitivamente al 45esimo quando Ludovici, instancabile sulla fascia di competenza, offre un cioccolatino a Bubalo che riscatta l'avvio negativo in maglia nero-verde. Al triplice fischio, 3 punti di inestimabile importanza per il Castelnuovo, che si avvicina così a grandi falcate alla zona salvezza. Mastica amaro il Chieti, che sciupa un'occasione importantissima per ipotecare invece la salvezza diretta e mantenere vivo il sogno playoff. I servizi che avete visto sono fruibili su YouTube e su tv6.it. Il TG6 tornerà questa sera alle ore 19. Grazie e buon pomeriggio.